Salve a tutti gente, benvenuti su Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e benvenuti di nuovo su Crossout. Come vedete ragazzi, il video che ho fatto per festeggiare il piccolissimo record, perché molti youtuber famosi agli inizi a 17 iscritti ci arrivano nell'arco di 6 mesi, io ci sono arrivato nell'arco di una settimana, quindi già un record allucinante. Come vedevate del titolo, ragazzi, sì, io ce l'ho grande e grosso. Il camion, si intende, non capite male, già so che alcuni di voi pensavano male. E oggi, tanto per passare un po' il tempo in vostra compagnia, oltre al fatto che io vi invito sempre ad aggiungermi agli amici su Steam e su Crossout. Su Steam sono Valfer09, come vi lascerò in descrizione, e nel gioco qui sono Valfer42038. Quel numero non so per quale motivo c'è, me l'ha messo da solo. Ma detto questo ragazzi, facciamoci qualche partita allegra e vediamo come far bestemmiare in 57 lingue diverse la gente dall'altro mondo, cioè da altre parti del mondo, sempre se non bestemmiamo noi, perché io da solo contro 7 giocatori non posso sopravvivere neanche se fossi Dio. Però in compagnia sì, ecco, questa partita mi sa partita male, perché c'è chi sta fermo a spippettarsi su YouTube, questo si accappotta da solo. Ehi, calmo tu, che c'è? Là sotto sei, beccati una cannonata, no, che liscio assurdo, no, via, c'è gente, c'è tanta gente cattiva qui, badumete! Cannonate come se non ci fosse domani, dato che mi è rimasto solo il cannone. Forza. Ecco. Oh, me l'hanno ucciso prima, peccato. Ok, sono rimasto solo con un mitragliatore e un cannone. Boom, e te, una cannonata dritta sulle gengive. Questo cazzo di drone messo in mezzo ai piedi non aiuta. Aia, mi è cappottato, bastardo, rialzami. Ok, ma che fai? Mi devi rialzare, non mi devi accappottare peggio di prima. Aiuto, squadra, aiuto, aiuto squadra, ok. Ah, vabbè, era meglio morire, che siamo mezzi distrutti e senza armi. E allora io a questo punto credo che me la svigno nella base nemica a cercare di conquistare, mentre che la nostra squadra li tiene impegnati. Io passo da tranquillamente inosservato, quel tizio non mi ha visto, per fortuna non mi ha visto, se no basterebbe uno sputo per crepare. Oh cazzo, no, mi ha visto invece. E vabbè, vediamo la nostra squadra come se la cava. Questo qua è il tizio che mi ha ucciso, brutto bastardo, te la farò pagare. Ok, allora, questo è armato di cannoni automatici, un'arma che in gioco sembrerebbe essere usata come fucile di precisione e che fa un male devastante, però non è servita a niente perché tanto è scaduto il tempo e hanno vinto i nemici. E vabbè, vediamo la prossima partita e vi farò vedere a fine video, ragazzi, un modo per racimolare i coins che si prenderebbero solamente con le donazioni, quindi con i soldi veri. Io già per avere quei 2 mitragliatori e le 4 ruote da trattore nel camion ho dovuto spendere parecchi coin senza spendere soldi, ma vi assicuro che ogni ruota valeva 40 di questi coin che vedete qui, che ne avevo 13,94. Quindi c'è il modo, c'è, senza dover spendere realmente soldi, perché il gioco sarebbe un pay to win, però un pay to win molto molto opzionale, perché tutto quello che c'è in gioco o ve lo craftate voi racimolando materiali, come avevate visto quando ho finito la partita di prima, i 10 scarti di metallo che mi aveva dato, oppure comprandoli. Io preferisco comprarli perché è un modo più rapido, racimolo i materiali, li vendo e mi sbrigo prima, ma ve lo spiegherò dopo. Questo si è fatto un piccolo carro armato artigianale molto molto interessante. Ia, che cazzo è che spara? Ia, muori! Una bella cannonata su per il culo, non te la toglie nessuno, così. Beccato due cannonate, ti sei beccato, amico mio. E la cannonata finale pure. Tu, con i fucilazzi a pompa qua, con la limousine dell'inferno, te ne vai. Aiuto, squadra. Dove cazzo è la mia squadra quando serve? Non c'è, vabbè, sono morto.
Ai ai, uno delle pecche di questo gioco è che bisogna andare sempre in gruppo, ma la squadra non c'è mai perché la maggior parte di coloro che giocano pensano solamente a giocare così tanto per, non gliene fotte mai un cazzo di niente di vincere, quindi mannaggia loro. E questo che si è fatto, il camion del terrore con la lanciagranate pure. Mamma mia. Ok, questo tizio col carro armato artigianale se la sta cavando benissimo. Amico, sì, tu c'hai i cingoli, però ora che fai? Che quello c'ha due cannoni laterali e tu hai un cannone che non può girare, devi girare con tu con tutto il cannone, amico mio. Aiaia, che brutta situazione. Quell'individuo invece c'ha dei droni. Questo cos'ha? Ah, pure lui i droni, però sta fermo come un idiota. Questo invece aveva il mitragliatore fisso che non può ruotare. Cosa abbiamo sbloccato? Ah, una di quelle ruote che girano, una ruota sterzante, 17 scarti di ferro. Vabbè, meglio di niente. Vediamo come andrà la prossima. Come vedete sono a livello 17, con a livello 6 di reputazione con gli Scavengers, che sono una delle fazioni di gioco che utilizzano esclusivamente i camion. Infatti la parte principale di ogni veicolo, che è la cabina dove sta il pilota per guidare, da me è quella di un camion. Come sentite anche dal clacson, spero che lo si senta. Ovviamente lo suono io in questo modo. Ho la cabina del camion ben mascherata e protetta, perché se distruggono quella potete crepare all'istante, perché è il cuore del vostro veicolo, per così dire. Quello c'ha la cabina dell'aereo, quella ce l'ho anch'io, però hanno cannoni migliori dei miei. Io ho il cannone di base, di avanzato ho solo le ruote, varie parti della corazza del mezzo e i mitragliatori. E che cazzo, già partiamo, punta a capo. E beccati una cannonata e delle mitragliate della Madonna. È questo che vuole. E tu che vuoi? Eia, aiuto, squadra, squadra, porca puttana. Ma porco zio. Squadra. Ma che cazzo fai tu con il carro armato? Sì, vabbè, sono morto. Questo si sta autodistruggendo per eliminarmi. No. Che culo, sono ancora vivo. Aia, ora non più. Ok, è abbastanza chiaro, visto che io non tolgo il join delle partite a fine partita, che ricapitando con le stesse persone sono capitato in una squadra che non sa fare assolutamente niente. Mannaggia. Valfer, il signore dei giochi, è caduto veramente in basso per trovarsi in una squadra del genere. Questo che ha creato una specie di gippino da gara con le scatole che rilasciano i droni sopra, i marmittini di lato fighissimi e il radar, bello, davvero ingegnoso. Ah, e poi c'è pure il barile di benzina, a parte la verniciatura che fa veramente cagare, però per il resto l'ha fatto veramente interessante. Con quattro ruote sterzanti, veramente veramente interessante il suo mezzo, molto molto veloce per di più. Oh cavolo. Ah, ma è rimasto solo lui. E vabbè, abbiamo perso, perché teoricamente per vincere, quando ne rimane uno solo, bisogna aspettare lo scadere del tempo che vedete in alto, ragazzi. E siccome loro stanno conquistando e stanno facendo punti in più, allo scadere del tempo, se non hanno conquistato, hanno vinto ugualmente loro. Aiaia. In più l'unico rimasto di noi ha fatto una sola kill. Ah, io ne ho fatta una pure, non me ne ero neanche accorto. E vabbè, pazienza. Vediamo allora a questo punto come va la prossima. Il mio intento sarebbe quello di salire di livello per sbloccare nuove parti e nuovi progetti per creare dei mezzi prefatti da poi modificare. Anche se il mio l'ho creato completamente da zero, avevo pensato a una specie di macchina con la cabina del trattore. Alla fine mi è venuta l'idea di munirlo di un cannone e due mitragliatori, che si sono rivelati molto utili. Tranne i mitragliatori, perché per quanto siano potenti, perché sono una variante potente di quelli di base che la maggior parte dei giocatori usano, sono solo due, ne servirebbe almeno un terzo, ma la cabina non mi dà abbastanza energia per metterne un terzo, quindi me ne devo accontentare di due. E io ti sparo una bella cannonata, amico, tanto non ti faccio niente. Ok, vediamo. Questa è una mappa molto molto brutta, perché si scivola per via della sabbia.
Anche se devo dire che le nostre ruote di trattore se la cavano egregiamente. Ok, meno uno. Tu col camion. Camion ce ne può essere uno solo e sono io. Tu là sotto. E tu magari. Ce ne sono due là sotto. Io allora me ne vado di qua con questi qui. Vediamo se riusciamo a far danni e conquistare un po'. Ok, una kill assist, meglio di niente, mi dà parecchi punti, una kill. Un'altra kill, uè, due uccisioni di fila. Allora mi sto riprendendo dalle sconfitte precedenti, e dai. Vabbè, d'altronde non mi chiamerei Valfer il signore dei giochi, un nome così importante, un nome, una leggenda. Ovviamente mi sto prendendo per il culo da solo perché sono ammalato ancora un po' di febbre, sono ammalato di deficienza acuta, ragazzi, una malattia molto grave. Ok, vediamo. Ah, un'altra ruota sterzante del carburante e 18 scarti di metallo. Ok, abbiamo fatto anche un bel punteggio, 1437, benissimo. A questo punto tanto vale fare l'ultima partita e poi chiudiamo il video spiegandovi come fare i coin senza donare soldi, perché forse alcuni di voi non hanno considerato questo gioco quando io durante diciamo il video per i 17 iscritti, il piccolo record iniziale, avevo detto che era un pay to win, anche se opzionale. Almeno ve lo faccio vedere proprio di presenza quanto è effettivamente opzionale. Certo, ci vorrà un bel po' di tempo per mettere coin di lato, ragazzi, ma io ci gioco da una settimana, in una settimana già ho gli stessi risultati come se avessi speso 180 euro, quando 180 euro non li ho mai avuti in tasca mia, sinceramente. Grazie destino che mi dai una vita di merda, tralasciando questo dettaglio, come tanti però. Ok, ehi, tu che fai qua così, compare, come ti permetti? Ma non ti mettere in mezzo ai coglioni, ma sei rincoglionito. Fatemele fare le uccisioni, che devo salire di livello. Aia, cazzo di cannonate che mi hanno sparato. No, 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 non vi azzardate, non osate. Via, 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 gambe, cazzo, sono senza una ruota. Oh, ma ce l'hai con me, mi segue, tale. Guardate voi che scemo questo, mi insegue. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, no. Completamente disarmato e bloccato pure. Vabbè, finiscimi. Finiscimi oramai che ci sei. Finiscimi. Finiscimi. Che la mia squadra non serve a niente. Mi lasciano da solo ogni volta. Aia, aia. Vabbè, ce l'ho grande e grosso il camion, ragazzi, ma ovviamente lo devo ancora migliorare. Per farlo devo salire di livello. Aia, aia. Ok, dai, vediamo la nostra squadra allora a questo punto come se la cavano, perché anche grazie a loro posso prendere punti abbastanza sufficienti da non aver perso del tutto se almeno vincono la squadra. Ce l'hai dietro e non te ne accorgi? Ma tu sei deficiente? Uno quando guida deve avere i sensi a mo' di ragno a 360 gradi per capire chi hai davanti e dietro, e tu guidi così senza sapere chi è dietro. Ok, infatti te ne stai pagando amaramente perché ti stanno mitragliando il culo. Senza neanche invitarti a cena te lo mitragliano, ecco. Quello che cosa ha costruito, una specie di gippino. Ok, tu hai la cabina con l'ornamento dell'aquila dietro che non serve a niente, ti fa prendere l'1% in più di reputazione, ovvero punti esperienza, però. Io c'ho i faretti stupidi, ma non servono a niente alla fine. Ah, sei rimasto solo tu contro 1, 2, 3, 4 giocatori avversari. E vabbè, hanno vinto loro a sto punto. Cioè, proprio è palese la loro vittoria. E io allora, a codesto punto, ragazzi, mi fumo pure una bella sigaretta.
per raffreddare i bollenti spiriti, perché può non sembrare di norma quando gioco sono tanto calmo e tranquillo, ma questo gioco mi prende veramente. Ok, torniamo al garage, così vi faccio vedere come guadagnare coin rapidamente senza spendere soldi. Innanzitutto riceverete anche voi queste missioni giornaliere, ragazzi. Una che richiede di essere connessi per ben 14 ore. Io sono connesso da 4, ma non 4 di fila. Ve lo posso assicurare, state tranquilli. L'altra di giocare per ben 120 minuti, quindi a 120 riceverò una cassa che una volta aperta mi farà trovare degli oggetti a caso. Io proprio lì ho trovato la cabina del camion e tra vari pezzi che ho, come potete vedere da qui, la cabina dell'aereo, e non la posso né disincantare, cioè né distruggere né vendere, mentre le altre invece sì, tranne quella proprio di base qui. Allora, come vi dicevo, per guadagnare i coin qui, un modo sarebbe quello là di dover, come dire, fare le donazioni, come vedete, che vanno da 2,99€ per 150 coin fino a un massimo di 99,99€ per 7500 coin. Ci sono giocatori che ne hanno ben 80 milioni di coin, quindi va, vedete voi quanti 200-300 euro a botta hanno speso per fare niente praticamente, perché non è che ti rendono divino. E poi ci sono anche quelli dove spendendo euro voi ricevete una piccola quantità di coin più degli oggetti in più già sbloccati o unici nel suo genere, e come dire, dei veicoli con già delle vernici particolari, armi particolari, cose del genere. Se no poi c'è la cosa raccomandata qua, come vedete, che vi raccomanda che il pacchetto migliore è questo qua di 30 euro che c'è il gippino del terrore con il mega cannone e 1500 coin, ma non ne vale la pena. Allora, andando in storage, nelle nostre macchinari, cioè nelle nostre parti, tutte le parti che voi vedete qui nell'angolino col quadratino sono quelle che sbloccate dal gioco e non le potete vendere. Però ci sono alcuni materiali come questi che ogni giorno, se voi giocate per un tot giorni e periodi, voi ricevete, li potete vendere. Questo ad esempio non vale un cazzo. Ecco, questo almeno vale qualcosa, ma il modo migliore per accumulare i coin, ragazzi, sono, come dire, farmare, ovvero raccogliere in gran quantità copper, fuel, wires e scrap metal. Io cosa faccio a questo punto? Vado negli scrap metal, che tanto non mi servono, e ne posso vendere ben 100 per 5 coin e 58. E come vedete, come not found, fallo. Ecco, sono arrivato a 19,52. Io a forza di fare così ho preso i 2 mitragliatori e le 4 ruote. Io devo dire che è un metodo particolarmente rapido e anche facile, perché gli scrap metal li ricevete sia se vincete sia se perdete, quindi sono quelli che si fanno più rapidamente. In più ogni tanto vi apparirà una missione di partecipare, solamente partecipare, non importa se vincete, a tipo 7 partite qualsiasi e ricevere 200 di questi. Quindi per un totale di 10 coin e qualcosa, e a poco si racimolano. Come potete vedere, io ad esempio sono arrivato a 41,80. Nel negozio, scusate un attimo che ho la sigaretta, giustamente. Nel negozio ci sono le varie sezioni, c'è quella delle cabine, dove ci sono cabine anche epiche che 444 e qualcosa, non ci arriverò mai. Però ce n'è ad esempio questa, oltre al mio solito colpo di tosse, a 45 coin e 90, una delle cabine che dà la velocità massima a ogni veicolo, e io volendolo potrei anche prendere, anche se non proprio perché ne ho 41 e 80, non ci arrivo. Dovrei prendere anzi altre due cabine da camion per fonderle con quella che già ho e crearne di tre cabine una sola potenziata, e così via. E qua ci sono tante varie cabine che ci sono in gioco, così alcune le potete craftare, altre le comprate direttamente. Qui ci sono tutte le varie armi. Io da qui ho preso i, ecco, MM5-4 Vector, che sono i mitragliatori, quelli che ho io, che rispetto a quelli di base hanno tipo un'attacca in più di danno, un ratio di fuoco più elevato, tipo una versione leggermente migliore, però rispetto alle altre hanno 3 di energie che consumano per funzionare, quindi per poter essere immesse nel veicolo, quando quelle che ci avevano di base ne consumano 2. Mi piacerebbe prendere armi migliori, ma per ora il mio obiettivo sarebbe quello di prendere un bel cannone, o mi prende il Little Boy. Per Little Boy non fa abbastanza danno. Mi servirebbe un'altra tipologia di cannone, qualcosa di più pericoloso.
Perché il mio mezzo ha necessità anche di un di un cannone buono. Ci sarebbe il Judge 76, 1, 2, 3 e 4. E questo qui, quant'è che faceva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, addirittura 6. E me lo potrei già prendere. Aspettate un momento. Magari... Contanto sì, contanto del tutorial ne esce fuori che Valfer ora tanto allegramente si compra il cannone. Sì ragazzi, avete capito bene, io mi compro il cannone e ora che ho il cannone lo vado a modificare subito il veicolo per poterglielo mettere. Allora, prima di metterglielo devo togliere il cannone vecchio, devo sistemare leggermente, ecco. Perché se no, perché questo è un cannone che si può girare, l'altro era prefissato che sparava solo avanti, come potete vedere dall'icona in alto, mentre questo qui può girare di 360 gradi completamente, e ecco, no, come? No, non mi puoi fare questo, non puoi, no! No, vabbè, ma dai, ma non potete farmi questo, cioè consuma troppa corrente per funzionare. E allora se io un momento tolgo... Ecco cazzo, tolgo i mitragliatori e glielo pianto qui. Una volta piantato qui, quante me ne fai mettere di mitragliatori esattamente? Uno solo, giustamente, perché l'altro tipo costa troppo, vero? Cioè, ma vaffanculo. Vabbè, devo trovare una soluzione a questo, anche perché il cannone alla fine è del tutto opzionale, non è proprio obbligatorio, quindi questo lo vendo, così mi racimolo di nuovo un altro po' di coin che non mi fanno mai male. Questa è una ruota in più che non mi serve, uso sempre quattro ruote sterzanti, ve lo consiglio anche a voi. E detto questo, diciamo che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, perché una bella spolliciata in su per anchilosarvi le mani non fa mai male. Condividete i miei video se volete per aiutare il canale a crescere. Come notate, io già anche dal tono di voce mi sto riprendendo un pochino e mi sto sentendo già anche meglio. Quindi ovviamente posso dare di più quando registro, a meno che non sto male perché mi fanno ammalare i miei genitori, cazzarola a loro. Detto questo, penso che da Valfer Games è tutto ragazzi, alla prossima!